Buonasera a tutti voi che siete collegati, da parte mia, padre Fabio Silvestri, e da parte di Luca Siegel, che con me modererà questo incontro, e benvenuti soprattutto ai nostri ospiti che a breve presenteremo. Benvenuti, insomma, a tutti a questo incontro di approfondimento promosso dalla redazione di Dialoghi Carmelitani, la rivista del movimento ecclesiale carmelitano. Un incontro che avrà sullo sfondo il tema principale dell'ultimo numero della rivista. Mi permetto di mostrare la copertina di questo ultimo numero perché il titolo del tema del nostro incontro è appunto questo: incontro o intolleranza, ma con la piccola accortezza grafica di porre la preposizione intra parentesi, perché il tema che vorremmo sviluppare, il confronto che vorremmo sviluppare, non è tanto tra l'incontro e l'intolleranza, che sono due opposti evidenti, quanto piuttosto tra la categoria dell'incontro e quella della tolleranza. Due concetti apparentemente simili, ma che in realtà presentano sfumature, se non addirittura caratteristiche piuttosto differenti. Nel numero, questo tema è stato affrontato, come di solito fa la nostra rivista, attraverso un punto di vista molteplice, cioè un taglio pluridisciplinare. Ci sono articoli di approfondimento teologico e spirituale, come quelli di padre Antonio Sicari e di Michelangelo Nasca. Uno più di taglio filosofico come quello di Alessio Musio, uno più di taglio pedagogico come quello di Luca Siegel e altri due contributi, quello di Massimo Gelmini e di Stefania Giorgi su temi di attualità. Pensiamo a come la tematica della tolleranza dell'incontro ha riguardato il tema della protesta contro le discriminazioni razziali negli Stati Uniti o anche di recente alcune dichiarazioni sull'identità femminile fatte dalla scrittrice Rowling, l'autrice della saga di Harry Potter, che hanno fatto molto discutere. Ma qual è il tema centrale del nostro approfondimento? Dicevamo, questo confronto tra le due categorie di incontro e intolleranza, differenti perché? Beh, innanzitutto perché la tolleranza, come dice la parola stessa, ci conduce a immaginare la necessità di portare qualcosa. Il verbo latino da cui questa parola deriva, tollerare, significa proprio portare un peso, sostenere, sopportare, in riferimento evidentemente alle convinzioni degli altri, all'esercizio di diritti da parte di altri, questo nel senso del principio tipico delle società liberali e democratiche, che anche oggi viene invocato come un riferimento di civiltà. Ma quali sono i limiti di questa categoria? Limiti relativi innanzitutto al limite stesso della tolleranza di una società. Che cos'è che diventa intollerabile in una società tollerante? Oppure, che rapporto c'è tra la tolleranza e la verità quando diverse opinioni rischiano di essere tutte uguali verità di fronte alle quali stare? Oppure, come sottolineava nel suo contributo Alessio Musio all'interno dell'ultimo numero, che cosa significa che una tolleranza che potremmo definire riuscita rischia di confinare con l'indifferenza? Perché quando io una persona, una situazione, la tollero in maniera ripetuta, alla fine rischio di non accorgermi più della presenza dell'altro. È molto diverso dire tollero che tu ci sia rispetto al fatto di dire è bene che tu ci sia. E allora, in che cosa è diverso l'incontro? L'incontro fa riferimento come categoria, come dimensione, e come dice la parola stessa nella sua radice etimologica, al movimento di due realtà, al movimento di due persone, nell'esempio più immediato, che stanno sì l'una di fronte all'altra, ma
ci stanno reciprocamente con la propria identità e sono realmente aperte ad un confronto, sono realmente aperte reciprocamente l'una all'altra. E questo fino alla possibilità dell'assunzione di una responsabilità verso l'altro, di una cura o addirittura, come nella logica cristiana, della possibilità di un sacrificio d'amore per l'altro, per il bene dell'altro. Ora, noi oggi vorremmo affrontare il tema del confronto tra queste due dimensioni da due particolari punti di vista. Uno quello relativo alle dinamiche sociali e uno quello relativo alla realtà della famiglia. Lo faremo con i nostri ospiti, che mi permetto di definire anche due nostri amici, visto che con l'esperienza del movimento ecclesiale carmelitano abbiamo avuto modo già di incontrarli più di una volta in occasione di alcuni loro interventi, e che sono la dottoressa Mariolina Ceriotti Migliarese, medico, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, che da molti anni si occupa ormai di formazione di genitori e di insegnanti e lo fa poi in particolare attraverso conferenze e articoli su tematiche inerenti in particolare alla famiglia. L'altro nostro ospite è il professor Marco Dotti, giornalista professionista, redattore del mensile Vita, che insegna professioni dell'editoria nel corso di laurea magistrale in comunicazione professionale dell'Università di Pavia. Marco Dotti si occupa di etica delle nuove professioni con una particolare attenzione alle tematiche dell'intelligenza artificiale, ma anche con degli approfondimenti molto interessanti sulle tematiche del gioco d'azzardo. Allora, prima di introdurre i loro interventi, ci lasciamo condurre ancora un po' più dentro al tema del nostro incontro da un ascolto, dall'ascolto di un brano che è tratto dal romanzo La peste di Camus, che è del 1947, ma che ci sembra particolarmente attuale per dare un contesto appunto alle nostre riflessioni, perché inutile far finta che non sia così, noi oggi riflettiamo sulle relazioni e sulla loro verità, ma in un contesto che è ferito proprio a questo livello, per tutte le conseguenze legate alla pandemia. E allora, nel brano scelto, uno dei protagonisti del romanzo si rivolge al medico Ryu, che è il protagonista centrale della storia, e esprime tutta la sua difficoltà, tutto il suo dramma interiore rispetto a ciò che questa situazione di contagio sta determinando. Come cambiano le relazioni personali, come cambia il pensiero sugli uomini in un contesto del genere. Ascoltiamo il brano che è letto per noi da Giorgio Chumé. Da tanto tempo vergogna, vergogna da morirne, di essere stato, sebbene da lontano, sebbene in buona fede, anch'io un assassino. Col tempo mi sono semplicemente accorto che anche i migliori d'altri non potevano oggi fare a meno di uccidere o di lasciare uccidere. Era nella logica in cui vivevano. E noi non possiamo fare un gesto in questo mondo senza correre il rischio di far morire. Sì, ho continuato ad aver vergogna. E ho capito questo, che tutti eravamo nella peste e ho perduto la pace. Ancora oggi la cerco, tentando di capirli tutti e di non essere il nemico mortale di nessuno. So soltanto che bisogna fare quello che occorre per non essere più un appestato, e che questo soltanto ci può far sperare nella pace o al suo posto in una buona morte. Questo può dar sollievo agli uomini, e se non salvarli, almeno fargli il minor male possibile e persino talvolta un po' di bene. E per questo ho deciso di rifiutare tutto quello che da vicino o da lontano, per buone o per cattive ragioni, faccia morire o giustifichi che si faccia morire.
Per questo, inoltre, l'epidemia non mi insegna nulla, se non che bisogna combatterla al suo fianco. Io so di scienza certa, tutto so della vita. Lei lo vede bene, che ciascuno la porta in sé, la peste, e che nessuno, no, nessuno al mondo ne è immune. E che bisogna sorvegliarsi senza tregua, per non essere spinti in un minuto di distrazione a respirare sulla faccia d'un altro e a trasmettergli il contagio. Il microbo è cosa naturale. Il resto, la salute, l'integrità, la purezza, se lei vuole, sono un effetto della volontà, ed una volontà che non si deve mai fermare. L'uomo onesto, colui che non infetta quasi nessuno, è colui che ha distrazioni il meno possibile. E ce ne vuole di volontà e di tensione per non essere mal distratti. Sì, essere appestati è molto faticoso, ma è ancor più faticoso non volerlo essere. Per questo tutti appaiono stanchi, tutti oggi si trovano un po' appestati, ma per questo alcuni che vogliono finire di esserlo conoscono un culmine di stanchezza di cui niente li libererà se non la morte. Di qui so che io non valgo più nulla per questo mondo in se stesso, e che dal momento in cui ho rinunciato a uccidere mi sono condannato a un definitivo esilio. Saranno gli altri a fare la storia. So inoltre che non posso apparentemente giudicare questi altri. Mi manca una possibilità per essere un assassino ragionevole. Non è quindi una superiorità. Ma ora acconsento a essere quel che sono. Ho imparato la modestia. Dico soltanto che ci sono sulla terra flagelli e vittime, e che bisogna, per quanto più possibile, rifiutarsi di essere col flagello. Questo le sembrerà forse un po' semplice, e io non so se è semplice, ma so che è vero. Ho sentito tanti ragionamenti da farmi girare la testa, e che hanno fatto girare abbastanza altre teste da farle consentire all'assassinio, che ho capito come tutte le disgrazie degli uomini derivino dal non tenere un linguaggio chiaro. Allora ho preso il partito di agire chiaramente per mettermi sulla buona strada. Di conseguenza ho detto che ci sono flagelli e vittime e nient'altro. Se dicendo questo divento flagello io stesso, almeno non lo è col mio consenso. Cerco di essere un assassino innocente. Lei vede che non è una grande ambizione. Bisognerebbe di certo che ci fosse una terza categoria, quella dei veri medici, ma è un fatto che non si trova sovente. Deve essere difficile. Per questo ho deciso di mettermi dalla parte delle vittime, in ogni occasione, per limitare il male. In mezzo a loro posso almeno cercare come si giunga alla terza categoria, ossia alla pace. Queste parole di confessione così forti di uno dei personaggi della peste di Camus raccontano tutta la drammaticità delle relazioni con gli altri. Relazioni e rapporti che chiamano la persona, convocano il suo desiderio di condivisione, ma che manifestano anche tutta la difficoltà di un'accoglienza vera e profonda dell'altro, di un dialogo, di un ascolto che non escluda. Dice, ha detto, abbiamo sentito il testo, bisogna sorvegliarsi senza tregua per non trasmettergli il contagio. Ecco, questa idea del contagio, del contatto, sono parole che in questo tempo ci hanno molto, molto risvegliato. Nel numero, come è stato poco fa detto, ci siamo chiesti se contro l'intolleranza montante
Basti la cultura della tolleranza, quella che è nata nel Settecento e dall'Illuminismo, è la base di molte idee della società di oggi. Cioè, se la tolleranza garantisca la diversità. Il cristianesimo invece si offre come la cultura del dialogo e dell'incontro, profondo e vero con la realtà. Comincio dal professor Dotti chiedendogli come, dal suo punto di vista di attento osservatore delle dinamiche sociali e comunicative, questo tema cruciale delle relazioni e dei legami sociali dentro cui siamo immersi si sta trasformando e si manifesta. Credo che oggi più che mai le relazioni siano un punto decisivo del nostro futuro. Grazie, anche per la bella lettura di Camus. Io faccio un contrappunto a Camus con un altro testo di Camus che è di pochi anni precedente La peste e che parla proprio di questo tema. Il testo è Lo straniero e ha un incipit, un avvio, proprio sono 3 righe, che secondo me è disarmante, inquietante, ma al tempo stesso illuminante. L'incipit dello straniero è: oggi mia mamma è morta, o forse ieri, non so. Ho ricevuto un telegramma, va avanti, dice, ho chiesto 2 giorni di libertà al mio datore di lavoro. Con una scusa simile non me li potrà negare. Ecco, tutto il testo di Camus, che secondo me potrebbe essere letto in questo tempo proprio in contrappunto con la peste, illumina l'altro lato della medaglia. Questo momento in cui l'altro, ma l'altro più, dove la relazione è più forte, pensa alla mamma, no? Inizia così: oggi mia mamma è morta, forse ieri, non so, è uno spiazzamento radicale. Il titolo del testo è L'étranger, lo straniero, ma lo straniero non significa lo straniero con la cittadinanza, diventa straniero alla relazione più intima, alla relazione più anche più radicale. Cioè, il datore di lavoro forse anzi, mi darà 2 giorni con una scusa simile. Ecco, poi, qui chiudo su Camus e vengo alla tua questione. Poi nel percorso successivo del romanzo, il protagonista, si troverà a uccidere uno straniero. E a non provare nulla, non provare nulla, assolutamente nulla, ma nemmeno, diciamo, la volontà del male, a non provare nulla. Allora, davanti a questo punto estremo, diciamo così, possiamo anche riannodare un po' i nodi del tema tolleranza e intolleranza. Che cosa accade a questo binomio tolleranza e intolleranza davanti a un fenomeno del genere? A un'indifferenza così radicale, un'indifferenza che non vede nell'altro nemmeno più un elemento di conflitto, figuriamoci di incontro. Semplicemente non sente più. È chiaro che è un fenomeno estremo, però Camus lo identifica molto bene in un momento molto particolare anche della storia d'Europa. E chiaramente noi sappiamo che Camus è un autore dalla forte morale, dall'etica pubblica e non fa l'elogio del gesto gratuito, nichilista. Però ci sta dicendo attenti perché quello verso cui stiamo andando è sì, una società di tolleranze reciproche formali, ma di incontri sempre meno possibili. Allora, negli stessi anni in cui Camus rifletteva sulla indifferenza strutturale, diciamo, delle relazioni amministrate dagli apparati, una serie di teorici, di filosofi, insomma, magari gente che possiamo leggere benissimo anche oggi, Max Horkheimer, Adorno e Marcuse, coniarono ad esempio questa espressione, tolleranza repressiva. La tolleranza repressiva è un'espansione talmente il limite, senza più limite, che tollera tutto, persino l'intollerabile. Non ha più limite. E allora che cosa diventa la tolleranza? Diventa uno strumento repressivo.
diventa uno strumento attraverso cui l'altro non lo incontri più, ma non solo individualmente, come nello Straniero di Camus, ma che produce straniazioni continue. Allora non è più il limite, tolleri l'intollerabile. L'intollerabile. Io trovo paradossale, questa è una, tra l'altro, una critica che venne dalle frange dissidenti del marxismo degli anni 50-60. Oggi è paradossale che gli eredi di quella tradizione non si ricordino più di questa tradizione e utilizzino, ad esempio, la questione della tolleranza declinata dietro anche la parola sterile e astratta dei diritti, diritti tra virgolette, sempre al plurale, no? Come, diciamo, un mot de passe, una parola chiave per confondere le parole. Perché quel testo invece che ha letto prima il nostro amico di Camus, quando dice tutto parte dal linguaggio. Quando anche il linguaggio non è chiaro, le cose non sono chiare. Allora l'uso della tolleranza che si fa oggi è un uso di tolleranza intollerante, repressiva, ma molto spesso appunto calata dall'alto. Su che cosa? Su qualcosa che non è più l'altro. È astratta, non c'è l'altro. Dov'è l'altro? Nella sua concretezza, nella sua differenza, nella sua potenzialità addirittura di conflitto e quindi di conversione e quindi di politica. Ma per esempio se tu prendi Tolstoi, è uno dei tanti, no? Però cioè uno dei tanti che ha riflettuto su questo, Tolstoi ad un certo punto, nel momento fine 800, inizi 900, in cui diventava molto retorica la forma del richiamo alla tolleranza, non era più una tolleranza di matrice solo liberale, socialisteggiante in senso ampio, disse, leggo, il peccato più grande dell'uomo di oggi, dice Tolstoi, l'autore di Guerra e Pace, è l'amore astratto per gli uomini, astratto, impersonale, per gli uomini che sono da qualche parte, lontano, amare uomini che non si conoscono e non si incontreranno mai. Non occorre sacrificare nulla per questo, tra virgolette, amore, dice Tolstoi. E al tempo stesso ci gratifica, ci riempie. Ma la coscienza si inganna. Invece dice bisogna amare il prossimo. E chi è il prossimo, dice Tolstoi? È quello con cui si vive, si fatica a convivere, quello che ci dà fastidio, quello che ci incontra, si incontra. E qui la categoria dell'incontro apre a qualcosa di più grande della tolleranza astratta. Ma qualcuno che ci apre al rischio. Al rischio, e qui vengo al tema magari che è il mio ambito più specifico, al rischio del malinteso, al rischio dell'incomprensione, al rischio di una comunicazione spezzata. Ma questo rischio è esattamente ciò che costituisce e può costituire il fondamento di apertura all'altro, altrimenti non è l'altro, è lo stesso. E la mia tolleranza diventa, questo un po' lo vedo, cioè la mia impressione, poi ne discutiamo, diventa un po' calata dall'alto, la pacca sulla spalla, finché va bene, quando non dà fastidio. Ma sì, va bene questo, va bene quello, va bene quell'altro. Poi però non prevede la dissidenza, allora diventa un vettore di omologazione. Quello che dicevi tu, Luca, prima è la differenza, invece non è un fattore di omologazione, è un fattore di apertura, è un fattore di contrasto. Mi viene in mente quell'episodio francescano del lupo di Gubbio, no? Che oggi viene letto in maniera così, tante volte in maniera così di ecologismo un po' soft, no? Light. E no, quello è un episodio radicale di incontro, potenziale conflitto, anzi radicale conflitto, mediazione, conversione. Ma di che cosa? Non di uno, non è che il lupo diventa umano e l'umano diventa il lupo, no? Di un reciproco assestamento che trova a fatica un equilibrio, trova la relazione, non più l'indifferenza, non più l'espulsione. E allora lì io credo che sia questa un po' la chiave a cui ci richiama quel bel titolo dei dialoghi carmelitani, in tolleranza o intolleranza, perché la tolleranza può diventare l'intolleranza.
nel momento in cui implode su se stessa. E dall'altro lato noi viviamo in una società, come aveva detto buon Max Horkheimer, no? Che diventa una società quasi totalmente amministrata, dove l'amministrazione significa che procede così, non sa, non ha una meta, funziona, finché si inceppa. Quando si inceppa cerca un altro modo di rifunzionare indipendentemente dagli uomini, indipendentemente dalle relazioni. Allora cosa succede? Che quella riflessione che fa Camus, quell'indifferenza, quell'estraneità, non diventa più solo l'estraneità nei confronti all'altro, ma anche l'estraneità nei confronti di me stesso. Allora, a forza di inglobare l'altro, si finisce per annichilire anche sé. E qui chiudo dicendo, ovviamente, una riflessione di un teologo, insomma, Raymond Panikkar, che diceva, insomma, San Tommaso, i latini, insomma, non erano sciocchi, avevano varie parole per dire l'altro. Alter, aliud, alius. Noi abbiamo perso questa sfumatura. Ma attenzione, perché per esempio alius, lui diceva, è l'alterità, è il concetto di alterità. Alter invece è l'altro concreto per cui io mi apro all'amore. Ecco, questo altro concreto illumina l'alterità, illumina l'alius, altrimenti l'alterità diventa un discorso astratto senza l'altro. Invece l'incontro, la categoria dell'incontro è questo concreto. Oggi le nostre società, la sociologia è ricca di questa cosa qua, anzi ci ha campato per 200 anni sul tema del conflitto. Le nostre società lo hanno sempre vissuto come conflitto, no? Cioè esiste l'altro, lo vedo nel conflitto. La pandemia cosa ha rimesso in gioco? Ha rimesso in gioco che distanziandoci, non potendo entrare nelle piazze, eccetera, anche la categoria del conflitto è andata in crisi e quindi ci ha costretto e ci costringe a ridefinire e riconfigurare la nostra relazione con l'altro, non solo in termini negativi, ovviamente. Grazie al professor Dotti per questo suo primo intervento, per la densità dei concetti, ma anche per la capacità di sintetizzarli in poche battute molto efficaci. Ci spostiamo allora adesso, dopo questa prima panoramica sulle dinamiche sociali, su un contesto apparentemente più ristretto, ma che in realtà, come sappiamo bene, è un universo ricchissimo, quello familiare. E la domanda che vorrei rivolgere alla dottoressa Ceriotti è proprio per ora quella più generale, però anche la più decisiva, cioè queste categorie della tolleranza, intolleranza, dell'incontro, anche del suo negativo, dell'indifferenza, sono collegabili in discorsi di questo tipo soltanto a dinamiche sociali? Oppure davvero entrano in maniera decisiva in un contesto come quello del nucleo familiare, con tutte le sue relazioni interne, con tutta la sua quotidianità? Ecco, le chiediamo di farci un po' un affresco di quello che accade a questo livello nella realtà della famiglia. Allora, ci proviamo volentieri, partendo forse da una sollecitazione che mi è arrivata adesso anche dal professor Dotti, attraverso questa frase di Tolstoi, no? Che vede come rischio appunto più grande per la nostra umanità questo tema dell'amore astratto e impersonale, no? Per gli uomini. Allora direi che il vero antidoto all'amore astratto e impersonale è proprio la famiglia, perché la famiglia non è un luogo, non può essere mai un luogo astratto e un luogo impersonale, ma è proprio il luogo dove l'amore si fa concreto e personale, ma anche il conflitto si fa concreto e personale, no? Quindi è il luogo dove più vengono messi a confronto tra loro in maniera diretta le persone che si confrontano proprio a un livello di intimità molto elevato. Proprio per questo la famiglia è anche un luogo sia di affetto che di conflitto, no? Perché noi in questo tema in questo bellissimo titolo tra intolleranza e incontro, quello che mettiamo al centro come tema generale è proprio il tema della differenza, il tema del conflitto e il tema di come affrontare il conflitto e la differenza. Ora, questo è un tema centrale per la famiglia perché
La famiglia possiamo definirla come il luogo dell'incontro delle più importanti differenze che troviamo nell'umano, perché nella famiglia incontriamo tutte le principali differenze. La differenza più profonda, che è la differenza di sesso tra il maschile e il femminile, che è veramente una differenza che oggi abbiamo forse dimenticato nella sua profondità proprio ontologica, primaria, no? Di modo di essere, di stare nel mondo, di percepire la vita. L'uomo è stato creato differente nella forma di uomo maschio e di uomo femmina, no? Di persona maschio e persona femmina, in una differenza ontologica che oggi non siamo più tanto capaci di interrogare e di capire, ma che è molto profonda. Oltre alla differenza di sesso, nella famiglia abbiamo la differenza tra le generazioni, no? Differenza di età, perché in una famiglia incontriamo persone delle diverse età, ma anche di diversa generazione, quindi figli grandi e piccoli, ma anche genitori, anche nonni, no? Quindi con una differenza quindi molto profonda, no? Tra loro. Incontriamo anche la differenza tra le stirpi, perché quando un uomo e una donna si mettono insieme, si sposano, formano una famiglia, provengono da due assi differenti, da due stirpi differenti, famiglie tra loro differenti che devono incontrare nell'unione delle due persone che si innamorano e si sposano un modo di mettersi d'accordo affinché la famiglia si organizzi e trovi la propria armonia. E ancora l'altra differenza, una differenza di ruolo. I ruoli e i compiti in una famiglia sono differenti, non si può parificare quello che è il ruolo del genitore con quello che è il ruolo del figlio, il ruolo di un fratello con l'altro fratello, di un fratello maschio con una sorella femmina e viceversa. Quindi, diciamo, tutte queste differenze sono presenti contemporaneamente nel sistema della famiglia e quindi proprio per questo diventa un ruolo di grande apprendimento a gestire le differenze, diventa un luogo di grande esperienza sulle differenze, diventa naturalmente un luogo anche di possibile conflitto, no? Quindi quando si dice e si parla male della famiglia, si dimentica che la famiglia è proprio il luogo dove è inevitabile trovare dei conflitti, no? Ma dove anche si può imparare a sostenerli e a risolverli in maniera costruttiva invece che distruttiva. Questo in particolare nella famiglia che noi facciamo nascere su un matrimonio, no? Un matrimonio soprattutto se lo intendiamo per quello che il matrimonio dovrebbe essere, no? Quindi un'unione definitiva tra un uomo e una donna che nella loro differenza si incontrano e vogliono costruire un legame che durerà per sempre, no? Allora è molto specifica l'idea del legame per sempre, c'è solo nel matrimonio, ci sono solo due legami per sempre, quello tra genitori e figli, che però è un legame naturale, quindi avviene di per sé, non richiede nessun particolare lavoro, no, di apprendimento, è quello del matrimonio, che invece è un legame nel quale una persona sceglie un'altra persona che non è parente con lui per sempre, no? Quindi il matrimonio così inteso è un legame molto specifico che richiede, per poter durare per sempre, proprio questa competenza particolare a far fronte al conflitto senza rompere la relazione, no? E questo sulla base di una scelta volontaria che richiede un lavoro, un apprendimento, soprattutto adesso in cui come dire, il fatto che esista la possibilità di romperlo facilmente il matrimonio rende poco obbligatoria questa situazione, quindi è legato a una scelta volontaria continua. Il problema delle differenze però è legato al fatto che noi oggi stiamo dimenticando che cos'è la differenza, no? Quindi per affrontare la differenza dobbiamo conoscere che cosa significa la differenza, e nel mondo di oggi le differenze si fa finta di, in qualche maniera, forse per via di questo generale tema anche di tolleranza di cui si sta parlando, ma questo si è andato a incarnare dentro la famiglia e dentro nelle relazioni intime in una sorta di azzeramento dell'idea della differenza, come se la differenza fosse un inevitabile, come dire, una cosa che porta necessariamente alle diseguaglianze, alle ingiustizie, no? Quindi c'è stata, mi viene da dire, sempre per rifarmi a quello che veniva detto prima, l'imbroglio delle parole, una confusione tra parole che sono appunto differenti, no? La parola differenza, che è una parola che viene dal latino fero, portare, no? Quindi ha dentro un contenuto positivo. Nella differenza l'idea è che qualcuno porta a un altro qualcosa che lui non ha,
qualcosa che lo arricchirà potenzialmente, no? Ma questa parola indifferenza è stata messa insieme alla parola disuguaglianza. Disuguaglianza invece non è un sinonimo di differenza, perché disuguaglianza è una parola che indica un'ingiustizia, il fatto che due persone a volte a causa della loro differenza vengono trattate in maniera disuguale. Allora, usare queste due parole come sinonimi crea appunto una grande confusione, quella Babele delle lingue che dicevamo prima, che è la ragione prima di tante ingiustizie. Quindi bisogna tornare a leggere la differenza invece per quello che è, un qualche cosa che non va abolito, no? Ma che va invece capito, che va accettato, capito, e che può essere per questo fonte di grande arricchimento tra le persone, questo anche nell'ambito della famiglia. La gestione della differenza, che è una cosa complessa, richiede nella famiglia la competenza progressiva a uscire, nel momento del conflitto, dal binomio giusto-sbagliato, che è il binomio che di solito noi utilizziamo nel conflitto, no? Quando il conflitto viene gestito secondo questo binomio giusto-sbagliato, c'è sempre un vincente e un perdente, no? Nel confronto, e quindi sono, come dire, dei giochi a somma zero, no? Come si dice in matematica, uno vince, l'altro perde, se uno vince l'altro perde, no? Se io ho ragione tu hai torto, e se tu hai ragione ho torto io, no? E bisogna entrare invece in una logica appunto differente, che è quella della comprensione di qual è la parte di verità di cui ciascuno è sempre portatore. Perché nei conflitti, penso ai conflitti di coppia, penso ai litigi tra genitori e figli, di solito ognuno di noi è portatore, quando si arrabbia per qualche cosa, no? Quando rivendica qualche cosa, comunque di una parte di verità, no? Che l'altro deve diventare competente a leggere, no? Ma per poter fare questo bisogna uscire da un'altra parola che tende ad imbrogliarci, e questa parola è la parola capirsi. Allora, che è uno dei grandi miti delle relazioni oggi. Oggi uno dei miti relazionali è che noi stiamo bene con qualcuno con cui noi ci capiamo, no? Bisogna capirsi nella coppia, bisogna capirsi, bisogna parlare per capirsi, no? Questa è una cosa che continuamente noi ripetiamo. Allora, che cosa vuol dire capire, no? Ed è la cosa più facile, ed è una cosa così naturale all'interno delle relazioni anche intime tra le persone, e la risposta è che non lo è. Perché la parola capire, anche qui dal latino capio, significa afferrare, ha a che vedere con il fatto di, come dire, di intuire in maniera immediata l'altro, no? Arrivare rapidamente al cuore di qualcuno, mettersi in sintonia, questo è capire, capirsi. Capirsi è una parola di velocità, io ti capisco, quindi ti intuisco, ti leggo, mi metto in sintonia con te. Essere capiti è naturalmente molto gratificante, no? Perché ma è reso possibile soprattutto da elementi di somiglianza, no? Quindi quando invece noi ci confrontiamo con la differenza, capirsi in questo senso è molto difficile. Allora qui è necessaria un'altra parola diversa dalla parola capirsi, che è necessaria anche in famiglia, perché la mamma capisce rapidamente il suo bambino, l'innamorato fidanzato o sposo novello capisce rapidamente la sua innamorata fidanzata. Ma magari quando quel figlio diventa adolescente, la mamma non lo capisce più perché il figlio si ribella. Quando la vita dal momento dell'innamoramento si trasforma nella quotidianità e nella condivisione della vita, non ci capiamo sempre più nello stesso modo, perché emergono altri lati della nostra personalità, emergono appunto le differenze, no? Quelle per cui ciascuno non è solo quello che io credo di avere capito, ma è anche se stesso in un altro modo più completo, lì è necessaria un'altra parola, una parola che è comprendersi, no? Quindi la parola della differenza non è capirsi, è comprendersi. Comprendersi non è una parola di velocità, no? Vuol dire, è una parola di lentezza, mi viene da dire, una parola di riflessione, perché per comprendersi bisogna fare dello spazio a ciò che l'altro ha di differente da me, a ciò che non mi assomiglia, no? Devo avvicinarmi con questa disponibilità aperta a prenderlo con me, comprenderlo, no? A prenderlo con me appunto nella sua differenza. Questo richiede tempo, non è una cosa appunto immediata, richiede un po' di fatica naturalmente,
ma naturalmente prima di tutto richiede una volontà di farlo, no? Quindi proprio perché richiede anche un pochettino di fatica, ma è ciò che apre le possibilità dentro le relazioni. Quindi quando la mamma accetta che il figlio adolescente o il papà, che il figlio adolescente non sia più quel bambino che io capivo al volo, ma sia una persona che sta costruendo una propria vita, una propria identità, allora io posso con fatica comprenderlo, mettermi nella posizione di prenderlo nuovamente con me in questa differenza che devo però accettare. Lo stesso naturalmente vale nella direzione di coppia. Concludo dicendo questo, ci sono delle cose che rendono molto difficili questi passaggi, e tra queste quelle che mi vengono in mente di importanti da segnalare sono in primo luogo il fatto che abbiamo una grande paura del conflitto, no? E quindi c'è anche l'idea che la famiglia sia una famiglia sana, una famiglia che funziona bene quando non ci sono conflitti, no? Quindi è un po' come se l'ideale della famiglia che funziona bene o della coppia che funziona bene fosse quello della famiglia o della coppia a conflittuale. Ma la famiglia e la coppia a conflittuale non possono esistere se due persone cercano davvero di essere se stesse per quello che sono dentro la loro differenza. Inevitabilmente si daranno dei conflitti. La seconda cosa è che tutti nel sistema della vita familiare, anche senza volerlo, costruiamo un pregiudizio sull'altro, cioè ci abituiamo a vedere l'altro secondo di solito poche dimensioni, che sono quelle che l'altro ci mostra nel rapporto con noi. Ora, tendiamo a dimenticare che l'altro è qualcosa in sé, no? Non è solo ciò che è per me. L'altro è in sé una persona a 360 gradi, a tutto tondo, tridimensionale, e noi vediamo spesso solo alcune delle facce dell'altro, no? Quindi dobbiamo stare sempre attenti a tenere aperto il giudizio sull'altro, che va conosciuto e riconosciuto, cioè conosciuto di nuovo con una certa apertura di mente e curiosità continuamente, anche nella vita familiare, evitando di tenerlo in un posto, come dire, precostituito, no? Come si fa in certe famiglie in cui i figli da piccoli, ma anche quando diventano adulti, anche quando poi hanno una vita propria con le loro famiglie, quando rientrano nella famiglia d'origine hanno la sensazione di essere seduti allo stesso tavolo di quando erano bambini, no? Quindi chi era quello intelligente è rimasto quello intelligente, chi era quello pecora nera è rimasto la pecora nera, insomma, come se non ci fosse, come se il sistema fissasse le posizioni. E questo impedisce di rinnovare le relazioni, per esempio le relazioni fraterne, rendendo le relazioni adulte e vitali, no? Le ferma nella dimensione infantile. Ecco. E l'altra cosa ancora, oltre a questo, e poi ho veramente finito perché le suggestioni sarebbero tantissime, ma è questa. Un'altra competenza necessaria è quella di tollerare l'ambivalenza nelle relazioni, che è un altro concetto importante, cioè noi non dobbiamo immaginare che un buon incontro con l'altro significhi solo amarlo, no? Neanche nelle relazioni familiari. Un buon incontro con l'altro significa sapere che noi verso l'altro proviamo in maniera naturale e giusta, relazioni ambivalenti, cioè l'altro lo amiamo in certi momenti e a volte lo detestiamo. Noi amiamo e odiamo, insomma, anche se è una parola un po' grossa, ma insomma proviamo sentimenti positivi e negativi in contemporanea oppure alternativamente per la stessa persona. E la presenza di sentimenti ostili per l'altro, o di paura, o di fatica, o di difficoltà nei confronti dell'altro, non significano l'impossibilità di un incontro, significano la realtà delle relazioni, e quindi la competenza adulta nostra deve diventare quella di tollerare questa ambivalenza nelle relazioni e di mantenere nel cuore tutti questi sentimenti insieme, no? Facendo arricchire la parte buona, in modo che quando ci arrabbiamo con l'altro noi riusciamo a tenerci nella mente la sua parte buona, la parte buona della relazione. Naturalmente tutto questo non nasce spontaneamente, tutto questo va coltivato con attenzione attraverso delle modalità di affetto e di educazione che abbiano in mente, no, un po' la complessità
del problema. Ecco, credo di aver esaurito il tempo a mia disposizione, quindi mi fermo. Grazie, grazie mille alla dottoressa per questo affondo così concreto nella quotidianità di una famiglia e delle relazioni familiari. E, mi pare che da questo incontro veramente stia emergendo quasi un altro tema che potrebbe essere un bel approfondimento, che è il lavoro su come la lingua forma noi, il nostro sentire, il nostro vivere, perché entrambi ci hanno dato molti, molti spunti a riguardo del riflettere sulle parole che noi usiamo. E parto proprio da questo, anche riallacciandomi un accenno fatto prima dal dottor Dotti per una domanda. Abbiamo parlato di conflitto, di pregiudizio, di tempo, di fatica. Sembrano tutte parole che non passano facilmente sulla nostra pelle di questi tempi. Come è stato accennato prima, questa pandemia ha come scombinato tutte le carte, no? Se c'è un aspetto che si intravede positivo è quello che alcune categorie non possono essere se non ripensate. E quindi vorrei proprio, alla luce del nostro tema sulla questione della tolleranza, del dialogo, dell'estraneità e la condivisione, chiedere al dottor Dotti quale veste questi concetti nelle relazioni di questi tempi, secondo lei, hanno assunto. Cioè come l'emergenza Covid ci ha costretto a ripensare queste categorie su cui questa sera stiamo riflettendo. Ma tanto grazie, perché sono veramente tanti spunti, soprattutto tanti appunti di pensiero che insomma frullano in testa e ci accompagneranno, penso, proprio nei prossimi giorni, perché sono già il fatto che noi qui stiamo discutendo di questa cosa in questi modi, anche con questo mezzo, però in una forma che non è più unicamente estraneante come pensavamo prima, no? Che fosse, e questo è già un punto importante da cui partire. Non so, adesso c'era quella lettera del Vescovo di Brescia in cui parla, l'ultima, quella non dimenticheremo, in cui parla di un uso sapienziale dei social, che non è retorica e che siamo stati costretti, ad esempio, anche a utilizzare i mezzi, insomma, i social o le piattaforme anche in questa forma, conoscendone l'ambiguità, perché prima abbiamo sempre denunciato e conosciuto le ambiguità, soprattutto negative, però ci siamo trovati in una situazione in cui abbiamo dovuto in qualche modo reinventare i fini, riscoprire i fini e riorientare i mezzi. Noi ovviamente sappiamo che questi mezzi non sono mezzi neutrali o neutri e c'è un bel problema. Però un uso sapienziale, questo è un primo punto. Sapienziale, io do una mia interpretazione, ovviamente con tutto il rispetto, no? Significa quello che diceva prima la professoressa, anche educazione. E significa, e io credo che questo sia un punto fondamentale, ambivalenza. Questo è il tema che mi è piaciuto molto, l'ambivalenza. Anche nella comunicazione, noi abbiamo sempre e continuamente e pensiamo che la comunicazione sia univoca, sia perché la subiamo spesso, sia perché pensiamo che il messaggio debba essere univoco. Invece c'è un'ambivalenza, c'è un'interpretazione, c'è la possibilità che si apra all'altro. Oggi i media invece hanno sempre lavorato su questa fruizione passiva, no? E tanto che, per esempio, una delle cose che si nota è negli esperimenti anche che si fanno sulla comprensione dei messaggi, è che si lavora sempre su logiche binarie e questo scatena la violenza, ma guarda quante sovrainterpretazioni o sottointerpretazioni di dichiarazioni che contestualizzate sono assolutamente ragionevoli. Ecco, allora noi che cosa ci ha portato questo dal punto di vista della comunicazione? Dobbiamo reimparare a contestualizzare.
Altrimenti è un po' come quando prendono due dichiarazioni del Papa, montano come gli pare, no? E allora anche lì vale tutto. Poi torno a un altro tema, perché all'altro punto che secondo me è fondamentale. Che cosa abbiamo imparato? Una strutturale fragilità, cioè, sembra sciocco dirlo, ma è così. Però dentro questa strutturale fragilità abbiamo anche imparato e capito che non è solo individuale, cioè qui è proprio il sistema che va ripensato. E tutte le paroline magiche che erano utilizzate appunto da tecnologia, innovazione, cioè queste cose non abbiamo capito che non sono neutre e non sono neutrali, e però sono fragili, non ci assicurano una dimensione di relazione, anzi aprono potenzialità di conflitto nuovo che è ancora inesplorato e a disuguaglianze nuove. Però ci hanno anche reinsegnato il valore della lingua, questo è importante, che è un po' il tema che sta tornando, no? In questi anni, in questi mesi, anche assistiamo a quello che Italo Calvino chiamava l'antilingua. L'antilingua è una lingua priva di vita. Ecco, noi invece abbiamo capito, secondo me, questo è un punto fondamentale, e io lo vedo anche in una lettura controtendenza, cioè la disaffezione nei confronti di quotidiani, giornali e roba del genere, è anche una reazione implicita e non esplicitata, ma teoricamente, a questo uso continuo dell'antilingua, che non ci si capisce. Allora, paradossalmente, le maglie rotte dalla pandemia ci hanno mostrato, nel momento stesso in cui ci sottraevano qualcosa che davamo per scontato, appunto la relazione, il conflitto, il linguaggio, la parola, la comprensione, ci hanno mostrato quanto desiderio di incontrare l'altro c'è. Questo è un punto, secondo me, fondamentale. Poi però ci hanno aperto ad altri problemi. E il problema che accenno qui, ed è un problema che noi, per esempio, a Brescia penso abbiamo visto molto bene, è che ormai le narrazioni entrano in conflitto, cioè se si dissociano troppo dalla vita, creano elementi di frustrazione complessiva incredibile. Durante la prima ondata della pandemia, noi vedevamo una realtà che non era la realtà rappresentata. E questo creava un grande problema. Allora, però, che cosa ci hanno in qualche modo consegnato? È la necessità di farci carico tutti quanti di questo grande processo di decostruzione delle paroline chiave che non funzionano più, e tolleranza in senso letterale è una di queste. Cioè, senza limite, senza verità, senza relazione e tolleranza è solo una graziosa concessione dall'alto, ammesso che qualcuno sia sopra e gli altri siano sotto, di un po' una sventagliata di diritti senza sostanza. Paradossalmente, questo che è un tema che persino le femministe, molte femministe americane hanno capito. Persino molte femministe americane hanno capito. Cioè, hanno detto, ma questo tipo di concessione dei diritti, cioè non tocca la sostanza, che sono le nuove forme di disuguaglianza che avanzano, le nuove forme di discriminazione che avanzano, che non sono quelle rappresentate. Allora, per chiudere, cos'è che viene avanti? Secondo me, che cosa ci portiamo? Il fatto che, per esempio, la comunicazione non è un fenomeno che viene dopo, non è qualcosa che viene dopo, che racconta una realtà, ma il momento stesso in cui la realtà si innerva nella vita. Allora, come diceva il buon Gregory Bateson, che cos'è la comunicazione? È una differenza innestata su altre differenze. È per quello che dà luogo al malinteso. Se non impariamo a comunicare, a relazionarci e a dare, come dire, per assodato che può esserci il malinteso. Perché se non reimpariamo questa ambivalenza delle cose, cioè la non, ce ne non ne usciamo. E poi, permettetevi, un tema culturale forte, qui tu hai evocato, Luca, prima il tema del cristianesimo, lo stiamo spesso nei media riducendo a caricatura, ma ragazzi, cioè qui il tema della differenza, della relazione,
d'essere immagine e somiglianza, l'essere, cioè, anche nell'enciclica del Papa, l'ultima, fratelli tutti, se c'è un padre, altrimenti diventa un problema. Allora, riradichiamo il nostro pensiero, al di là delle convinzioni personali o della fede, riradichiamo il nostro pensiero in pensieri forti. Questo, secondo me, ci lascia non in eredità, è la sfida che ci lancia questa pandemia. E non dare soluzioni scontate, dire siamo già fuori, ne saremo fuori, comportiamoci. No, ci ha cambiato radicalmente le relazioni e dobbiamo tenere vive queste relazioni, tenere viva la fedeltà alla vita in una dimensione che per noi era inedita, che però è la dimensione del rischio. Ci eravamo dimenticati la dimensione del rischio. Questo è un po' il punto. Io la vedo un po' così e dico che la dimensione dell'altro, l'incontro con l'altro, ma anche la fedeltà all'incontro con l'altro, fedeltà all'altro, cioè l'apertura all'altro, cioè non è una proiezione di me, l'altro deve stare, deve esserci, no? Non deve essere una caricatura. Ecco, questa è la cosa più importante. Altrimenti rischiamo di vedere ancora questo, di declinare l'altro come numeri, no? Oggi leggevo, non so, 600 morti. Sono numeri, no? Ma dietro i numeri ci sono le vite, le storie, le relazioni, le famiglie. Eppure uno accendevo il TG1 prima, numeri. Poi ogni tanto qualche storiella per raccontarci, per l'altro. No, dietro c'è sempre il volto dell'altro, sofferente, non sofferente, l'altro. Ecco, dobbiamo imparare ancora una volta, no, anzi più che imparare, l'abbiamo imparato, dobbiamo sforzarci di uscire da questa logica della pura amministrazione del noto, perché altrimenti poi la decliniamo come la chiamiamo, burocrazia, non burocrazia, no, pura amministrazione del noto. E questa cosa qua, secondo me, ci ha aperto una nostalgia dei volti, che è la ferita forse più tragica, perché l'abbiamo subita nel modo più tragico, ma anche forse quella più bella. Ecco, dobbiamo farne tesoro di questa apertura e rigiocarcela nei nostri spazi e nei nostri luoghi. In questo momento il luogo e lo spazio che ci è dato è questo del, tra virgolette, virtuale, e dobbiamo giocarcelo in questo momento con una dimensione sapienziale. Dopodiché ci riprenderemo gli spazi fisici innervandoli della stessa relazione con cui vogliamo innervare adesso questa dimensione così virtuale, ma dopo 2 minuti anche tra di noi la virtualità era scomparsa, c'era già una relazione. Questa, secondo me, è la cosa più importante. Ci hanno dimostrato davvero il valore, la potenza di questo incontro con l'altro. Grazie professor Dotti, grazie di tutto l'intervento, ma in particolare mi colpiva quest'ultimo riferimento alla nostalgia dei volti, perché per introdurre una questione simile a quella che è stata posta a lei adesso alla dottoressa Ceriotti, il riferimento al volto è effettivamente decisivo, perché nel contesto della famiglia le dimensioni a cui stiamo dedicando questo incontro, quindi quella della tolleranza, quella dell'incontro stesso, ma più in generale tutte le dimensioni della relazione, alla fine hanno come terminale il riferimento al volto. E qui sono volti dei prossimi, anzi dei più prossimi, perché in famiglia evidentemente il contatto è il più stretto possibile. Allora, in questo contesto, che cosa è accaduto in questi pochi mesi che sembrano anni? Permettetemi questa espressione, perché hanno un peso quasi diverso, ma in questi mesi della pandemia, con le diverse fasi della pandemia, che ricadute, che conseguenze tutta l'incidenza del Covid sta portando, ha portato e come possiamo valutarle?
Allora, secondo me è ancora difficile dare una vera risposta a questa domanda per quanto riguarda le famiglie, perché c'è anche un quadro molto variegato, secondo l'esperienza che io ho di contatto in questo periodo nel quale ho continuato a lavorare, no? Malgrado questa situazione, appunto magari passando a fare anche alcuni incontri online, cosa a cui ero assolutamente non preparata e che non credevo possibile, dato che io no, appunto, ho sempre dato molto valore a ciò che passa nella relazione diretta tra persone, soprattutto in uno studio di psicoterapeuta. Invece in realtà poi si riesce, come diceva il professor Dotti, anche a diventare competenti realmente anche in questo strumento, insomma, a lavorarci, non dico benissimo, ma in maniera sufficiente. Ecco, allora, ho visto e sto vedendo cose molto differenti, perché io partirei da questo, che la situazione in cui ci siamo trovati è davvero una situazione molto nuova ed eccezionale, no? di tipo innaturale, cioè è una situazione profondamente innaturale, ed è profondamente innaturale anche per le famiglie, perché la famiglia che funziona bene non è mai un sistema chiuso, la famiglia che funziona bene è un sistema aperto che si nutre delle relazioni con l'esterno, quindi non è un sistema così che basta a se stesso, no? E forse secondo me questa cosa la pandemia l'ha messa anche più in evidenza, perché forse non ci si rendeva conto, no? È un sistema che ha bisogno dell'apporto e dell'ossigeno delle relazioni esterne. Nessuno può vivere solo delle relazioni intime della propria famiglia, forse questo è venuto all'occhio in questa situazione, che è veramente una situazione innaturale. Quindi certe fatiche che si colgono nelle famiglie non sono legate al fatto che siano cattive famiglie o famiglie particolarmente fragili, ma proprio al fatto che è una situazione innaturale per la famiglia, che la obbliga a mantenere satura in maniera a volte anche eccessiva le relazioni, no? Le relazioni vengono contenute, vengono saturate in maniera troppo, troppo impegnativa, troppo importante, perché noi nella nostra vita quotidiana abbiamo bisogno sia dell'intimo che del non intimo, abbiamo bisogno sia dell'interno che dell'esterno, e deve essere un sistema che ha un buon flusso da questo punto di vista, quindi noi ci nutriamo di ciò che ci viene anche dall'esterno, lo portiamo come arricchimento nel mondo interno, nel mondo familiare, e riportiamo nel mondo esterno la ricchezza che abbiamo ricevuto. Questo è il sistema che funziona, no? Ora, questo chiudere il sistema famiglia dentro se stesso, io penso in particolare a situazioni che ho visto di magari di genitori con bambini piccoli, no? 3-4 bambini piccoli da gestire in famiglia, perché tutti in quarantena, con nessun nonno che ti può dare una mano, con, no. È chiaro che sono situazioni di particolare fatica, dove si vivono delle grandi tensioni, no? Anche nelle persone capaci. Quindi, diciamo, come tutte le situazioni difficili, fanno emergere sia le criticità che le risorse, no? E la grande capacità di resilienza di tante persone che si stanno muovendo egregiamente. Quindi noi abbiamo visto entrambe queste cose, mi viene da dire, no? Questa è la prima cosa. E poi però forse stiamo riscoprendo anche alcune cose che sono necessarie, di cui non avevamo ben consapevolezza. Per esempio, com'è importante tra le persone regolare in maniera corretta le distanze, no? Come il tema del rispetto del confine reciproco sia un tema difficile e importante. Lo butto lì perché non ho modo e tempo adesso di articolarlo, però ognuno di noi ha bisogno di una distanza di rispetto dagli altri, dove all'intimità e alla vicinanza massima che c'è nelle relazioni familiari, che si possa però giocare su delle distanze ben regolabili, no? Che permettano una protezione buona del proprio confine. Così ancora, secondo me, se ci pensiamo, abbiamo riscoperto come noi abbiamo bisogno, in quanto umani, di un tema di ordine, no? E di come il disordine non ci faccia bene. Lo dico perché la nostra è una società del disordine, del caos, no? È una società della frammentazione, che siamo abituati a considerare creativa, non so come dire, no? Invece forse, anche vedendo quello che accade dentro la nostra vita familiare, noi ci rendiamo conto che viviamo bene meglio dentro un ordine, dentro una struttura. La mente umana ha bisogno di struttura, e la vita ha bisogno di struttura. Il caos è legato alla morte, non alla vita, tant'è vero che quando si muore tutto va in disgregazione, no? L'ordine interno delle cose si disfa.
credo che anche nelle relazioni familiari abbiamo scoperto questo, quindi che la famiglia che è riuscita a funzionare meglio in questa situazione è quella che è stata capace di darsi una struttura, un ordine interno. Per esempio, le famiglie in cui i genitori sono stati capaci di decidere che c'era un qualche orario, che c'era un qualche ordine da perseguire, che hanno continuato a mantenere separato il lavoro dal tempo libero, no? Che sono riusciti a dare un ordine invece che stare nel caos. Ecco. Quindi questi sono solo dei piccoli spunti perché appunto il tempo è breve e non possiamo approfondirli. Però direi che sono anche questi spunti di riflessione che partono dall'esperienza che si fa nella famiglia, ma che possono essere anche lette su un piano sociale. E l'altra cosa che mi viene da dire all'interno dei ruoli familiari è l'ultima, quando magari lavorano tutti i due genitori e hanno dovuto trovarsi a lavorare con lo smart working a casa tutte e due e c'era bisogno d'altra parte di badare a qualche figlio, no? In situazioni con poche risorse d'aiuto, allora forse all'interno della coppia è diventato più chiaro che bisognava dividere il tempo per me, il tempo per noi, il tempo per loro, no? Cioè, che quindi ci sono dei sottosistemi e tutti hanno diritto di essere curati, no? E d'altra parte anche che il badare ai bambini era a tutti gli effetti un lavoro, no? Quindi che stare dietro a loro nei compiti, stare dietro a loro, e quindi dovevano essere vissuti come tempi di lavoro, no? Come tempi di lavoro da alternarsi nella coppia. E credo che tante coppie hanno dato prova di creatività, di intelligenza e anche di flessibilità in questo tipo di situazione così difficile. Grazie della risposta alla domanda di padre Fabio. Mi pare che, lo dico da, anche sia da genitore che da marito, questo abbia restituito una grande importanza a veramente un lavoro. Questa pandemia ci ha costretti tutti a fare un lavoro su noi stessi, sulle relazioni. E, prendo uno spunto per rilanciare l'ultima richiesta, l'ultima domanda al professor Dotti sul tema della distanza, no? Questa distanza che ci è stata posta come limite e che effettivamente sto pensando alla distanza che molti di noi hanno dovuto tenere rispetto agli anziani che quindi ci ha impediti, ha però a livello di relazione, di percezione, costretto a ripensare alle nostre distanze, come poc'anzi veniva sottolineato, quindi anche a ripensare la distanza da un punto di vista positivo. La distanza mi collega alla domanda che voglio porre al professor Dotti riguardo agli spazi di relazione, che è un tema a lui caro e su cui ultimamente ha anche scritto. E quindi la distanza ci ha, che è una determinazione di luogo, ci ha costretto a ripensare quali sono e quali potranno essere i nostri spazi di relazione. Ci costringe a pensare finalmente ai luoghi, a partire dalla situazione che è stata drammatica nell'RSA, no? Fino a tutti gli altri luoghi di cura, di relazione. Questo al di là della contingenza, spesso pensiamo che i luoghi siano così degli spazi da occupare, basta, cioè si mette una persona, ci mettiamo lì. Un grande gesuita, Michel de Certeau, diceva che i luoghi sono spazi attraversati da emozioni, relazioni, tensioni. E questi attraversamenti, questi transiti, lui li chiamava transiti, dice cosa fanno? Perturbano le frontiere, no? E quindi che cosa è successo? Quelle frontiere, quei luoghi, quei limiti che pensavamo imperturbabili, invalicabili, abbiamo visto che sono collassati, e dall'altro se ne sono rivelati altri che non erano per forza negativi, ma erano necessari. Allora, che cosa succede? Che davanti a questa grande sfida, per esempio, si sta riflettendo molto, soprattutto lo stanno facendo nei paesi del nord, su che cos'è lo spazio pubblico oggi. Cos'è lo spazio pubblico? Cioè, perché
abbiamo trovato appunto degli spazi privati che sono diventati degli spazi ibridi di lavoro, di relazione, cioè degli spazi pubblici che improvvisamente si erano svuotati, dei luoghi di quartiere che prima erano usati solo per portare fuori il cane a fare i propri bisogni, che per esempio invece durante le fasi acute dei lockdown europei, c'è una bella ricerca danese su questo, sono diventati dei luoghi di decompressione in qualche modo, appunto per magari chi viveva in appartamenti troppo piccoli, il giardinetto di quartiere è diventato un... Quindi che cosa è successo? Si è ridefinita la nozione di spazio pubblico, si sta ridefinendo la nozione di spazio pubblico. Ora ovviamente nella retorica mainstream dei giornali si discute solo di smart working alle Hawaii o nei paesi con vista mare, ma non è questo, si è riconfigurato tutto. E questo è molto interessante da un certo punto di vista. Dall'altro, proprio nelle cosiddette strutture di cura, laddove è possibile, laddove si è usciti dalla dimensione più emergenziale e fuori dalla retorica polemica, si sta pensando che queste strutture debbano essere davvero costruite attorno alla relazione, non attorno alla patologia o attorno alla costruzione, no? Cioè, e questo è interessante, perché questo è il punto. Per esempio, banalmente, sono molti architetti, soprattutto su questo anche negli Stati Uniti, stanno ripensando le strutture residenziali per anziani con piccoli cluster, blocchi autonomi in cui c'è la cucina, luoghi di passaggio, in cui per esempio se ci sarà una futura pandemia si può isolare solo quel piccolo blocco e non tutto. È sempre una sciocchezza, non lo è, perché si viene incontro a una dimensione. E d'altronde tutte le ricerche più importanti ci dicono ad esempio che gli spazi hanno una dimensione fondamentale nella costruzione anche di buone relazioni. Cioè, sembra banale, però tutti i neuroscienziati che ci lavorano su questa cosa. Allora cos'è che succede secondo me? Siamo davanti a una dimensione, in una situazione in cui dobbiamo davvero dedicare il nostro sforzo per ripensare lo spazio pubblico, non solo lo privato, ma lo spazio pubblico, dandogli un ordine fondato sulla relazione. Questo è fondamentale. Cioè guardate, questa cosa qui, adesso stavo poi leggendo un libro di una studiosa di architettura americana, no? Che ha studiato l'impatto del colera sulle innovazioni architettoniche, ma non dal punto di vista estetico, che chi se ne frega, ma come è impattato proprio sulla configurazione. Ed è interessante perché fu una rivoluzione epocale proprio nel ripensare gli spazi in funzione della relazione. Certo, se io penso, io per esempio una persona in ospedale, non posso andare, non posso entrare, non posso relazionarmi, e c'è tutto il problema che conosciamo, però questo è un problema ulteriore, perché si è abbandonati. Questo non deve più succedere. Non è colpa di nessuno, però questo non deve più succedere. Cioè, almeno noi dobbiamo sforzarsi a pensare, mettere insieme i saperi, non delegare all'architettura urbanistica, mettere insieme i saperi perché questo non sia più possibile. Perché ci sono delle buone distanze, delle giuste distanze, ma poi ci sono delle distanze che non sono giuste, che sono contrizione, sono frustrazione, sono umiliazione, sono sottrazione della relazione. Allora altrimenti si rischia di dimenticare l'uomo, il volto. Ecco, allora questa secondo me è la cosa, è la sfida che ci si apre. Mi veniva in mente il titolo di un vecchio libro che diceva, proprio a proposito dei social, siamo insieme ma soli, no? Invece oggi dovremmo essere magari per il momento anche distanziati, ma non soli. Ma non soli. Ecco, questa cosa qui, secondo me, è la sfida su cui dobbiamo lavorare. Io credo
che però questa sia una sfida che sia principalmente culturale. Nel corso degli anni abbiamo sempre detto che le frontiere non dovevano esistere, i limiti non dovevano di tutti i tipi, nessun tipo, e improvvisamente ci siamo trovati addosso tutti i limiti, tutte le frontiere, tutti i muri possibili e non siamo stati capaci di perturbarli. Oggi invece il pensiero ci dice dobbiamo capire di quegli spazi cosa vogliamo farne, delle persone che abitano dentro quegli spazi cosa vogliamo farne. Tu se lavori a scuola, cioè la scuola non è un edificio, è un insieme di relazioni, è anche un edificio ma non è un edificio. Se però pensiamo che la scuola è un edificio, allora ragioniamo a scatola. Ecco, io penso che questa sia la grande sfida che ci si apre. Il contagio, la paura del contagio, sostanzialmente la paura del grande altro, la morte che avevamo sottratto dal nostro orizzonte di senso, ci aprono questa sfida. Io penso che però la cosa vera sarà mettere assieme i saperi, ibridarli davvero finalmente e lavorare su spazi più umani. Nel frattempo però che cosa abbiamo visto, Luca? E chiudo. Soprattutto durante la prima ondata, questo slancio magari volontaristico, magari si sarà anche spento sotto certi aspetti, però che nel massimo della chiusura ha fatto sì che ci fosse comunque una relazione. Io qui avevo quelli che portavano la spesa sotto casa, che aiutavano, magari non c'è più in questa seconda parte, però questa cosa qui va messa a sistema, secondo me, va messa a sistema, se no sprechiamo un'occasione. Grazie professore, grazie anche del richiamo di quel volume di cui ha citato il titolo Insieme ma soli, perché ci siamo ritrovati poi proprio a seguito di un incontro con la redazione a scegliere questo titolo. Noi poi abbiamo aggiunto il punto di domanda per un numero un po' speciale, un po' ampio della nostra rivista che abbiamo dedicato proprio al racconto dei primi mesi della pandemia, e quell'insieme ma soli aveva una forza evocativa eccezionale per dire qual era il nucleo del problema. E un'ultima domanda anche per la dottoressa Ceriotti, che verte un po' proprio su questa questione, cioè sulla questione della prossimità, anche la questione degli spazi abitati, attraversati da emozioni, da sentimenti, come li ha descritti il professore. E io lo vorrei trarre, però, avendolo un po' sbirciato dal suo ultimo libro, che si intitola in maniera molto, molto chiara Risposami, crisi e rinascita della coppia, è un titolo molto efficace, e in particolare ad un paragrafo di questo volume, che credo che però sia tra quelli decisivi per, come dire, per la riscoperta di una relazione. Che differenza c'è? Stiamo parlando di tolleranza, quindi anche di fatica. Che differenza c'è in una dinamica di coppia tra una pazienza che a volte sembra essere semplicemente ripetuta, offerta senza un esito, e un amore donato, la fedeltà ad un amore che in realtà genera, che in realtà fa rinascere la vita? Ecco, se può dirci qualcosa su questo. Sì, due parole anche qui veloci. Io direi questo: il problema è qual è la differenza appunto tra la sopportazione e la pazienza, che non sono la stessa cosa, e che è un po' come dire una è legata alla sopportazione, a quel tema della tolleranza in un certo senso, quindi lo stare lì, il tollerare un po' di malumore, magari in questo caso nella sopportazione c'è anche un tema di malumore, di fatica, di un po' di rancore, no? Di lamentela interiore che gira mentre si sta lì dentro quella relazione, e invece la pazienza, che non sono la stessa cosa, anche se anche qui a volte le si usa in maniera un po' intercambiabile, ma sono proprio due concetti differenti. Non si parla molto volentieri della pazienza, direi che con i tempi di oggi, che sono tempi di velocità, che sono tempi così in cui si consuma tutto rapidamente, in cui non si ha voglia di star lì, di dare del tempo, la pazienza non è una virtù che viene molto amata, appunto, e viene un po' svilita a sopportazione, no? Mentre la pazienza
la vera pazienza, un po' quella buona, è qualcosa di profondamente legato alla passione per la vita, secondo me. Cioè la vera pazienza è una virtù di grande amore alla vita, quindi è tutt'altro che una caratteristica passiva, negativa, no? Ma è un'attitudine di attenzione alla vita che richiede, che, cioè, diciamo, che prende la sua positività dal fatto che ciò che rende buona la pazienza vera è legato allo scopo per la quale la si esercita, cioè la pazienza vera è legata ad uno sguardo portato al di fuori di sé, su una meta, su un obiettivo, su qualche cosa che per chi lo persegue ha un valore, no? Infatti è una cosa che ancora conosciamo, non magari nelle relazioni, ma in altri ambiti, per diventare un buono scalatore o per allenarti e diventare veloce a correre, o devi avere molta pazienza, no? Devi fare, rifare, provare, riprovare. Ecco, quindi le persone in qualche maniera ancora esercitano questa virtù senza saperlo, attraverso questo allenamento che la pazienza richiede, quando hanno un obiettivo che a loro pare così importante da perseguire. Il fatto è che abbiamo un po' perso l'idea che questa stessa virtù possa essere esercitata avendo come obiettivo delle buone relazioni, no? Cioè noi esercitiamo la pazienza per scopi molto individuali, non per scopi relazionali. Continuiamo a fare fatica per obiettivi individuali, per la nostra miglioramento fisico, non so, per tutte queste cose che non hanno più a che vedere con la relazione, no? Invece la pazienza nelle relazioni è un grande alleato, un alleato prezioso che richiede di stare sopra le cose, ci permette anche di assaporarle un po' fino in fondo, facendole diventare nostre. La persona paziente è veramente paziente, quindi che ha degli obiettivi vitali, degli obiettivi che la appassionano anche nella relazione, è una persona che impara a gustare la relazione, che impara a vedere l'altro nella relazione, impara ad ascoltarlo e nell'insieme impara a rendere più ricche le proprie relazioni e a godere di più anche della vita, no? Viceversa, e quindi la vera pazienza va capita in questo senso, che la persona veramente paziente non è una persona che manca di amore per sé, no? Perché tante volte si immagina la persona paziente nello stesso modo in cui si immagina la persona che sopporta, che tollera, e queste sono persone che non hanno un vero amore di sé, nel senso buono della cosa. E la pazienza vera, buona, prevede la capacità di avere un sano amore di sé che ti aiuta a stabilire il confine sano della tua pazienza. Quindi, dentro le relazioni, il confine della pazienza deve essere sano, no? Esiste un confine alla pazienza che impedisce di trasformarla in masochismo, no? La persona masochista non è una persona paziente, è una persona che sembra paziente, ma che in realtà è una persona che subisce, no? E mette dentro con una modalità rancorosa, no? Che non è quindi temperata da un amore di sé sano ed equilibrato. Invece la pazienza veniva un po' riscoperta, è diversa dalla sopportazione ed è legata alla passione per la vita e un sano amore per sé, oltre che a un sano amore per l'altro. Bene, grazie. E il nostro incontro si conclude con un'ultima lettura da uno dei classici, dei più classici, esattamente è una pagina dei Promessi Sposi, esattamente il momento in cui l'innominato e il fatto che Manzoni non gli abbia dato nome, perché forse ciascuno di noi potrebbe mettere il proprio nome al posto di quest'uomo, rimane inavvertitamente incredibilmente colpito dall'incontro con Lucia. Quello che vorremmo con questo raccontare e quello che racconta Manzoni è un incontro che può cambiare la vita. E, soprattutto nel brano sottolineiamo come non solo viene cambiata notoriamente dagli studi che tutti hanno fatto a scuola la vita dell'innominato, ma viene cambiato anche la vita di uno dei suoi principali sgherri, e cioè il Nibbio. Ascoltiamo sempre dalla voce del nostro amico Giorgio Schumé questo brano. Intanto l'innominato, ritto sulla porta del castello, guardava in giù
e vedeva la bussola venir passo passo, come la prima carrozza, e avanti, a una distanza che cresceva ogni momento, salir di corsa il Nibbio. Quando questo fu in cima, il signore gli accennò che lo seguisse e andò con lui in una stanza del castello. «Ebbene?» disse fermandosi lì. «Tutto a puntino», rispose inchinandosi il Nibbio. «L'avviso a tempo, la donna a tempo, nessuno sul luogo, un urlo solo, nessuno comparso, il cocchiere pronto, i cavalli bravi, nessun incontro, ma...» «Ma che?» «Ma... dico il vero che avrei avuto più piacere che l'ordine fosse stato di darle una schioppettata nella schiena, senza sentirla parlare, senza vederla in viso.» «Cosa, cosa? Che vuoi dire tu?» «Voglio dire che tutto quel tempo mi ha fatto troppa compassione.» «Compassione? Che sai tu di compassione? Che cos'è la compassione?» «Non l'ho mai capito così bene come questa volta. È una storia la compassione, un poco come la paura. Se uno la lascia prendere possesso, non è più uomo.» «Sentiamo un poco come ha fatto costei per muoverti a compassione.» «Oh signore illustrissimo, tanto tempo! Piangere, pregare e far certocchi e diventare bianca bianca come morte, poi singhiozzare, pregare di nuovo e certe parole...» «Non la voglio in casa costei», pensava intanto l'innominato. «Sono stato una bestia a impegnarmi, ma ho promesso, quando sarà lontana.» «Ora, metti da parte la compassione, monta a cavallo, prendi un compagno, due se vuoi, e va di corsa a casa di quel Don Rodrigo che tu sai. Digli che mandi, ma subito, subito, perché altrimenti...» «Ma un altro no, interno, più imperioso del primo, gli proibì di finire.» «No», disse con voce risoluta, quasi per esprimere a se stesso il comando di quella voce segreta. «No, va a riposarti e domattina farai quel che ti dirò.» «Un qualche demonio costei dalla sua? Un qualche demonio? O un qualche angelo che la protegge? Compassione al Nibbio! Domattina, domattina di buon'ora, fuor di qui costei, al suo destino, e non se ne parli più. Compassione al Nibbio! Come può aver fatto costei? Voglio vederla.» No, sì, voglio vederla.» «Alzatevi», disse l'innominato a Lucia, andandole vicino. «Alzatevi, che non voglio farvi del male e posso farvi del bene. Alzatevi!» tonò poi quella voce sdegnata d'aver due volte comandato in vano. Come rinvigorita dallo spavento, l'infelicissima si rizzò subito in ginocchioni e, giungendo le mani, come avrebbe fatto davanti a un'immagine, alzò gli occhi in viso all'innominato e, riabbassandoli subito, disse: «Son qui, m'ammazzi.» «V'ho detto che non voglio farvi del male», rispose con voce mitigata l'innominato, fissando quel viso turbato dall'accoramento e dal terrore. «E perché?» riprese Lucia con una voce in cui, col tremito della paura, si sentiva una certa sicurezza dell'indignazione disperata. «Perché mi fa patire le pene dell'inferno? Cosa le ho fatto io?» «M'hanno forse maltrattata? Parlate!» «Oh, maltrattata? M'han presa a tradimento, per forza! Perché? Perché m'han presa? Perché son qui? Dove sono? Sono una povera creatura. Che cosa le ho fatto? In nome di Dio! Dio, Dio! Sempre Dio! Coloro che non possono difendersi da sé, che non hanno la forza, sempre han questo Dio da mettere in campo, come se gli avessero parlato. Cosa pretendete con codesta vostra parola? Di farmi...» E lasciò la frase a mezzo. «Oh signore, pretendere? Cosa posso pretendere io, meschina, se non che lei mi usi misericordia?
Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Mi lasci andare, per carità, mi lasci andare. M'hanno portata qui per forza. Mi mandi dov'è mia madre? Oh, Vergine Santissima, mia madre, per carità, mia madre. Forse non è lontana di qui, ho veduto i miei monti. Perché lei mi fa patire? Mi faccia condurre in una chiesa. Pregherò per lei tutta la mia vita. Cosa le costa dire una parola? Oh, ecco, vedo che si muove a compassione. Dica una parola, la dica. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Non iscacci una buona ispirazione. Se lei non mi fa questa carità, me la farà il Signore, mi farà morire. E per me sarà finita. Ma lei, forse un giorno anche lei, ma no, no. Pregherò sempre io il Signore che la preservi da ogni male. Che cosa le costa dire una parola? Se provasse lei a patir queste pene, via. Fatevi coraggio, interruppe l'innominato con dolcezza. V'ho fatto nessun male? V'ho minacciata? Oh no! Vedo che lei ha buon cuore e che sente pietà di questa povera creatura. Se lei volesse, potrebbe farmi paura più di tutti gli altri. Potrebbe farmi morire. E invece mi ha un po' allargato il cuore. Dio gliene renderà merito. Compisca l'opera di misericordia. Mi liberi, mi liberi. Partito, o quasi scappato da Lucia, il Signore s'era andato a cacciare in camera. S'era chiuso dentro in fretta e furia, come se avesse avuto a trincerarsi contro una squadra di nemici. E spogliatosi pure in furia, era andato a letto. Ma quell'immagine, più che mai presente, parve che in quel momento gli dicesse: «Tu non dormirai. Che sciocca curiosità da donnicciola m'è venuta di vederla. Ha ragione quel bestione del Nibbio. Uno non è più un uomo. È vero, non è più un uomo. Io non sono più uomo, io. Cos'è stato? Che diavolo m'è venuto addosso? Che c'è di nuovo? Non lo sapevo io prima d'ora che le donne strillano? Che diavolo? Non ho mai sentito belar donne? E qui?» Senza che s'affaticasse molto a rintracciare nella memoria, la memoria da sé gli rappresentò più di un caso in cui né preghi né lamenti non l'avevano punto smosso dal compiere le sue risoluzioni. Ma la rimembranza di tale imprese non che gli ridonasse la fermezza che già gli mancava di compir questa, non che spegnesse nell'animo quella molesta pietà, vi destava invece una specie di terrore, una non so qual rabbia di pentimento, di maniera che gli parve un sollievo di tornare a quella prima immagine di Lucia contro la quale aveva cercato di rinfrancare il suo coraggio. «È viva costei, è qui, sono a tempo, le posso dire, andate, rallegratevi, posso vedere quel viso cambiarsi, le posso anche dire, perdonatemi, perdonatemi, io, domandar perdono a una donna, io, ah, eppure, se una parola... una parola tale mi potesse far bene, levarmi da addosso un po' di questa diavoleria, la direi, eh? Sento che la direi». Concludiamo allora con un tentativo non semplice di raccolta, di sintesi dei tanti, tanti e profondi spunti che sono emersi in questo nostro incontro. Io davvero ringrazio di cuore la
dottoressa Ceriotti, il professor Dotti, perché ci hanno regalato in poche battute, costrette nei tempi che l'incontro ci ha permesso, ma ci hanno regalato davvero una serie di suggestioni, di riflessioni, di spunti che potranno essere utilmente ripresi da parte di tanti. E allora così abbiamo un po' navigato tra il riferimento alle deviazioni della tolleranza, ai limiti della tolleranza. In particolare mi è sembrato molto efficace quel rimando fatto dal professor Dotti all'amore astratto oppure alla pura amministrazione della vita. E poi dall'altro lato però ci siamo chiesti anche una serie di riscoperte nel nome dell'incontro, che in particolare poi grazie agli interventi della dottoressa Ceriotti ci hanno portato sin dentro la concretezza più evidente delle relazioni familiari. La riscoperta dei luoghi, si diceva poc'anzi, la riscoperta della comunicazione dentro la realtà. La riscoperta del valore della differenza, che è un fattore decisivo per un incontro reale, la riscoperta del valore dell'ambivalenza e del conflitto, che non sono delle obiezioni decisive alla possibilità di comprendersi e non solo di capirsi. Ecco, allora, tutto questo verso dove ci può condurre? Io vorrei chiudere con due citazioni che mi sembravano un pochino esemplificative delle due prospettive che abbiamo provato a considerare. Ce n'era una nella quale mi sono un po' imbattuto durante la preparazione di questo incontro, che è di Jacques Derrida, che nel tentare di descrivere la tolleranza si esprime così, e mi sembra che a questo ha fatto riferimento in un suo passaggio in particolare il professor Dotti. La tolleranza è in realtà sempre la ragione del più forte. È un segno della sovranità, di qualcuno che dalla sua altezza fa capire all'altro: non sei insopportabile, per cui ti lascio un posticino in casa mia, però non dimenticarlo, sei a casa mia. Ecco, ripeto con una battuta, però un po' una sintesi di qualcosa che vorrebbe essere accoglienza, vorrebbe essere incontro, ma che in realtà discende da una posizione un po' troppo elevata perché ci sia davvero questo incontro. Un po' diverso quello che troviamo in quest'altra citazione, che peraltro è riportata in uno degli articoli del numero della rivista, quello di Michelangelo Nasca, che ci ricorda come Benedetto XVI, nella sua enciclica Deus Caritas Est, riassumeva un po' così il senso fondamentale dell'evento cristiano. All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, c'è bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Ecco, noi sappiamo che questo incontro non è avvenuto soltanto al momento della creazione, in cui all'uomo e alla donna è stato permesso di camminare nel giardino di Dio, ma è avvenuto soprattutto al momento della redenzione, quando è il Signore che è venuto a camminare nel nostro giardino, anche se ferito, come è ferito quello attuale, e lo ha fatto da uomo, lo ha fatto in un incontro reale con tutta la pienezza della nostra natura. Ecco, quindi io ringrazio ancora davvero i nostri ospiti per la loro presenza, la dottoressa Ceriotti, il professor Dotti, ringrazio Luca Siegel, Giorgio Schumé che ci ha proposto i due brani, e ringrazio tutti voi che ci avete seguito fin qui. Buona serata a tutti.